Buongiorno a tutti, sono Monica Sirelli dal sito www.ft-trattinazione.it e parliamo oggi della ferita da tradimento. Mi riferisco naturalmente al percorso delle 5 ferite, come guarirle. Seguiamo questo testo anche per altre ferite, come sappiamo sono 5, e oggi trattiamo questa sia per una richiesta specifica sia perché è una ferita piuttosto diffusa. Si origina nel rapporto col genitore del sesso opposto, quindi il padre per le femmine e la madre per i maschi, e riguarda proprio delle aspettative che vengono tradite. La cosa più gravosa della ferita da tradimento, oltre alla reazione al tradimento, è il controllo. Spesso si tratta di persone che esercitano un fortissimo controllo e quindi c'è, se mi potete permettere il termine, una legge di attrazione che si crea fra questa paura continua interna di essere traditi e questo bisogno di controllare l'esterno. Quindi, anziché assumersi responsabilità, e questo è il lavoro di questo giro, di ciò che accade, di come stiamo creando la situazione, c'è una completa deresponsabilizzazione controllando semplicemente l'ambiente esterno. E spesso anche quando si scoprono i tradimenti, c'è chi ha la ferita, chi non ha la ferita a tradimento o risolve o perdona o lascia andare, eccetera. Chi ha la ferita a tradimento c'è un continuo ritornare, c'è proprio un'ossessione, un attaccamento morboso all'oggetto del desiderio, che prevalentemente è di natura emotiva, amorosa, ma può essere anche qualcosa di professionale, anche qualcuno al di là di questa situazione. Anche se, ripeto, ci concentriamo oggi sul tradimento di natura amorosa. Quindi partiamo appunto dal punto karate e quindi anche se c'è un meccanismo dentro di me che fa sì che sia spesso tradita e attiri i traditori, mi amo e mi accetto completamente, profondamente. Respiro. Anche se spesso sono tradito, spesso tradisco. Spesso tradisco me stesso, io mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Respiro. E anche se l'unico modo che ho trovato per rimediare al tradimento è il controllo, mi amo e mi accetto completamente e profondamente. Respiro. Sopra la testa, occhi chiusi, recupero tutta la mia energia vitale congelata nel tradimento, nell'aspettativa del tradimento, nei pensieri di tradimento, nelle emozioni di tradimento e la riconduco al giusto posto in me. Respiro. Centro dell'occhio, tutta questa paura di essere tradito. Mi dispiace, ti prego, perdonami, scusami, grazie, ti amo. Lato dell'occhio, la paura di essere tradita. L'ossessione, il pensiero ossessivo ripetitivo di essere tradito. Respiro. Questo trauma che si è creato, questa energia vitale interrotta nel momento in cui sono stato tradito la prima volta. Respiro. Sotto l'occhio e mi sto portando dal passato questo tradimento, lo sto ancora appoggiando su tutte le relazioni, lo sto incarnando, me lo sto aspettando perché è successo, è accaduto questo tradimento e si è creato uno shock energetico. Respiro. Sotto il naso, questo shock energetico. Questo tradimento congelato nel mio sistema. Respiro. Sotto la bocca e questo tradimento che è familiare. Spesso le figlie dei tradite sono tradite. I figli dei traditi sono traditi o traditori. Quindi c'è questo schema nella mia famiglia di irretimento, di tradimento. Respiriamo bene. Sono stata tradita e continuo a tradirmi. Respiro.
Gamut e mi sento, clavicola, scusate, e mi sento impotente rispetto a questo sistema. Credo che dipenda dall'altro solo e appoggio sull'altro questa colpa. Mi assumo tutta la responsabilità di ciò che sta accadendo. La responsabilità dei tradimenti, i meccanismi di tradimento dentro di me. Respiro. Timo il tradimento. E tutto il controllo che esercito per compensare questo bisogno di controllare, questa paura che se non controllo le cose andranno peggio, meno controllo, più sono tradita, questo trattenere l'altro, questo basare i miei rapporti sulla totale mancanza di fiducia. Sul controllo, sul trattenere, sull'inseguire, questa energia propesa verso l'avanti, questa energia appoggiata su ciò che fa l'altro. La percezione che ho dell'altro. Respiro. Sotto l'ascella è come dice un ramo della psicologia molto interessante, sono il gatto che insegue il topo. Respiro. Questa energia densa, rigida, strutturata, sentite proprio questa tutta la tensione di questo tradimento e di questo voler trattenere a ogni costo le cose, questo non lasciar fluire, questo trattenere l'altro. Mi dispiace, ti prego, perdonami, scusami, grazie, ti amo, respiro. Sotto il seno e tutte queste memorie di tradimento, tutti i tradimenti che mi sono fatta, che mi hanno fatto, che ho fatto io agli altri, questo sforzo continuo. Respiro. Tabacchiera, mi assumo tutta la responsabilità del tradimento, subiti, fatti, ricevuti. Gamut, tutti i tradimenti. Respiro. È tutto il controllo. E sentite il controllo, come irrigidisce il vostro corpo. Chiudete gli occhi, recupero tutta la mia energia vitale congelata nel controllo dell'altro, nell'inseguire l'altro e la riconduco al giusto posto in me. Questo automatismo, questa abitudine al controllo. Mollo il controllo, mollo il tradimento, libero ogni parte di me ora e da ora per sempre. Respiro. Penso che questo possa essere un buon inizio per lavorare su questa dinamica e ancora migliore ovviamente in questi casi un percorso, perché ovviamente il tradimento è qualcosa di radicato e il controllore raramente lascia andare spontaneamente. Quindi essere guidati in questo percorso e diventarne consapevoli sicuramente può essere molto utile. Questo file, questo video, comunque questo audio è comunque un ottimo inizio di lavoro. Buona pratica!